minacce dei Celti, le legioni di Roma, il peregrinare di Maria Maddalena. Limes delle guerre, goto bizantine, tra corti longobarde, abbazie benedettine. Sulle vie dei franchi, le vite dei santi. Отче наш, же и на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Nel libro Samizdat, fatto clandestinamente, ho trovato per la prima volta in vita mia la preghiera del Padre Nostro. Ho pronunciato questa preghiera senza credere nell'esistenza di Dio, senza espressione, senza sentimenti, in modo automatico. E tout un coup, j'ai senti la plénitude de l'amour. E all'improvviso ho sentito la pienezza dell'amore, come non l'avevo mai sentita prima in vita mia. E ho capito che potevo servire. Ho sentito che la mia vita aveva un senso, il senso che avevo cercato per tutta la vita e che non voleva solo dire sopravvivere. È stata una conversione. Io appartengo alla prima generazione di cristiani dell'Unione Sovietica, diciamo così. Tutti i miei amici si sono convertiti da adulti. Tutto era vietato. Tutto era impossibile. Tranne Dio. Tranne questa verticale di grazia. Ed è per questo che siamo vissuti in una gioia assoluta. Siamo stati perseguitati, abbiamo perso il lavoro, abbiamo perso tutte le possibilità di una vita confortevole, di viaggiare. Ma abbiamo trovato la sola cosa necessaria, il Vangelo, e siamo vissuti nel miracolo. On a vécu dans les miracles. Oui, reste ici. Garde-moi. Pour nous, la lutte dissidente, c'était l'amour, c'était l'accomplissement d'Evangile, oui. Per noi le lotte dissidenti erano l'amore e il compimento dei Vangeli. Abbiamo amato fino a morirne. Abbiamo cercato di fare qualcosa per il prossimo, di salvare il prossimo. Abbiamo difeso diverse migliaia di persone. E non abbiamo mai detestato i nostri avversari del KGB. Non abbiamo mai provato odio, nemmeno quando siamo stati arrestati. Personalmente sono stata portata nella sede del KGB molte volte. E mi ricordo che ho sempre cantato e cercavo di sentirmi quasi felice. Non avevo nemmeno paura.
Ma provavo pietà per quei gendarmi che non sapevano cosa fosse la grazia di Dio, cosa fossero la vera felicità, la bellezza, la bontà, la verità. Provavo veramente compassione per quegli ufficiali del KGB che erano completamente schiavi di quel mondo. Ma il nostro era uno spirito diverso. Potremmo quasi dire che non eravamo nemmeno dissidenti. Semmai eravamo gli artefici di un mondo nuovo, quello del regno di Dio in terra. Io sono vissuta in un paese di confessione ortodossa e quindi sono diventata cristiana ortodossa e ho frequentato la chiesa ortodossa di San Nicola a San Pietroburgo, allora ancora a Leningrado. Quando si parla dell'uomo o della donna ortodossi, si deve parlare dell'uomo liturgicus, concetto secondo cui viviamo tutta la nostra vita come una liturgia, e da questa prendiamo spunto. A volte la liturgia ortodossa dura a lungo, la si segue in piedi, e durante tutto questo tempo si diventa una nuova creatura, un nuovo Adamo. Adesso, in un'epoca tranquilla in cui la Chiesa non è perseguitata, vorrei tanto tornare in Russia per sentire questo sentimento di amicizia, questa atmosfera d'amore. I nostri grandi padri spirituali, quelli che abbiamo nei monasteri, sia grandi che piccoli, sono staritz, persone cioè che ci mostrano il cammino, per non restare piccoli borghesi, ma per pensare e riflettere sulle parole dei padri della Chiesa. Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio. Dio è divenuto l'uomo perché l'uomo diventa Dio. Je suis né après la guerre. Après la deuxième guerre mondiale à Leningrad, maintenant Saint-Pétersbourg. Sono nata dopo la seconda guerra mondiale a Leningrado, in una famiglia del tutto normale di funzionari sovietici. Fin dalla più tenera età non avevo mai sentito parlare di Dio o del diavolo o degli altri valori spirituali. Poi sono entrata nel Commonsol come giovane comunista, una cosa che facevano tutti automaticamente a una certa età. Io mi sono unita all'organizzazione quando avevo, credo, 17 anni e ricordo che ero molto attiva. Ero studentessa in un istituto radiotecnico. E ricordo che il mio principale pensiero era quello di voler servire e di voler migliorare la vita delle persone. Mi sembrava il modo migliore di agire a quei tempi, ma non ero del tutto convinta che Marx, Engels o Lenin fossero i depositari della verità. Poi, all'epoca di Khrushchev, ci fu un po' di apertura. E arrivò il permesso di leggere qualche libro occidentale. Io lessi qualche libro inglese, qualche autore tedesco, Heidegger, Kafka. Lessi anche gli esistenzialisti francesi, Sartre, Camus, e feci mia la loro filosofia, quella della solitudine, della disperazione, della morte. C'était ma filosofia, la filosofia della solitudine,
de désespoir, de la mort, on peut dire. La politique ne m'intéressait pas jusqu'à 27 ans. J'étais absolument passif comme tout le monde en Russie. La politica invece non mi interessava. Fino ai 27 anni restai completamente passiva a riguardo, come tutti in Russia a quei tempi. Ma quando poi capii che dovevo lottare contro il demonio, la schiavitù, la menzogna, cominciai a organizzare un movimento di liberazione femminile che risultò essere davvero molto dissidente. Direi il più coraggioso tra tutti i movimenti dissidenti in Unione Sovietica. Una volta abbracciata la fede cristiana, organizzai per prima cosa un seminario clandestino che si riuniva a casa mia. E mise insieme un bel po' di adepte. Conobbi altre persone diventate cristiane come me, che rinunciavano a una vita borghese sovietica per diventare servitori di Dio. E insieme ad altre donne organizzai un movimento che si chiamava Maria. E cominciai a fare tutte quelle cose vietate, come stampare una rivista che si chiamava anch'essa Maria, anche questa naturalmente in modo clandestino, in cui si parlava della situazione femminile, che resta ancora oggi mostruosa. La donna è sfruttata sul lavoro almeno 3 volte più degli uomini. Oltre a lavorare si deve anche occupare della vita quotidiana, dei figli ad esempio, e gode di un livello di esistenza molto basso. Le donne che si trovano in prigione poi soffrono di condizioni ancora peggiori. Inoltre c'è la questione dell'aborto. Ogni donna russa effettua diversi aborti durante la vita. E penso che questo succeda anche oggi. Tutto questo si sapeva, ma era proibito scriverlo apertamente. Per gli stessi motivi organizzammo anche la lotta contro la guerra in Afghanistan. Chiedendo apertamente ai nostri uomini di rifiutare la chiamata alle armi per quella guerra. Questo era molto pericoloso, considerato che era addirittura vietato pronunciare la parola guerra e inevitabilmente arrivarono gli arresti. Le donne furono rinchiuse negli ospedali psichiatrici, qualche volta investite con le macchine. Il 20 luglio del 1980 sono stata imbarcata su un aereo e mandata in Occidente, espulsa dall'Unione Sovietica. Dapprima mi fermai a Vienna, poi in Germania e infine ho scelto di vivere a Parigi. Ensuite, on a choisi, j'ai choisi l'Allemagne, j'ai vécu en Allemagne, et ensuite j'ai choisi Paris.
je t'ai expulsé, j'étais très contente de venir en Occident parce que je pensais qu'en Allemagne, je rêvais toujours de vivre en Allemagne. Parce que toute ma vie, j'ai lu les Novalis, Eichendorff, Goethe, Schiller. Je pensais que tous les Allemands sont comme ça, oui. Et France aussi. Quando sono stata espulsa dal mio paese, sono stata molto contenta di venire a vivere in Occidente. Avevo sempre sognato di vivere in Germania, poiché tutta la vita avevo letto letteratura tedesca, Novalis, Eichendorff, Goethe, e pensavo che tutti i tedeschi fossero così. Ma poi mi resi conto di aver scoperto un mondo pressoché morto. In un certo senso scoprì un'altra forma di totalitarismo. In Austria, su una rivista, scrissero che Tatiana Goriceva aveva trovato finalmente la libertà. E io mi arrabbiai molto per questa frase, perché la libertà non esiste nemmeno qui. La libertà è qualcosa di spirituale. Alla fine è Dio, una libertà del tutto interiore. Qui in Occidente tutti, o meglio quasi tutti, sono schiavi del consumismo. E non avevo mai pensato che anche questo sistema, dove la civiltà è pressoché morta e il denaro significa tutto, fosse una forma di totalitarismo. Penso che il cristianesimo in Europa, qui a Parigi per esempio, sia molto debole e che si stia estinguendo. Ed è un peccato, perché i russi hanno grande ammirazione e amore per l'Europa. Noi siamo europei e cristiani, e per noi l'Europa è il modello. Non sono europei, sì, e non sono cristiani, e per noi è il modello. J'étais toujours anticommuniste parce que c'est le communisme, bien sûr, c'est d'abord c'est le matérialisme, c'est aussi la persécution de l'esprit saint. Sono sempre stata anticomunista perché il comunismo è prima di tutto materialismo e persecuzione dello spirito e dello spirito santo. Sotto il comunismo sono state uccise le persone migliori. La rivoluzione d'ottobre è stata come la fine del mondo, l'inizio dell'Apocalisse. Ma la Russia ha tuttavia conservato la sua anima, l'anima russa, l'anima ortodossa, l'anima cristiana. Questa non l'abbiamo persa. Ed è grazie a questa che abbiamo vinto la guerra, che abbiamo sconfitto il fascismo e Hitler. Non sono stati Stalin e il potere sovietico a vincere, ma il popolo russo. E ora penso addirittura che il comunismo fosse migliore del capitalismo. Un tempo, quando vivevo in Unione Sovietica, quando sono stata perseguitata, pensavo che il capitalismo fosse una forma di società migliore. Ora invece la penso in modo nettamente diverso. Penso che il capitalismo sia la morte di Dio, sicuramente. Ma anche quella dell'uomo e della vita. È necrofilia e necrocrazia assoluta. La crisi economica non mi disturba affatto. Mi piace essere povera, lo preferisco. Non amo la ricchezza esteriore.
e penso che oggi si dovrebbe vivere in povertà. C'è molta gente che dal punto di vista anche ecologico, sociale e cristiano dovrebbe scegliere la povertà. E secondo me è un bene che si stia diventando sempre più poveri. Staatssekretariat aus dem Vatikan. Der Vatikan, ja. 5 Janvier. Hier ist die Süße. Dieu m'a donné la grande chance de lire le livre de Ratzinger encore en Russie, à l'époque de persécution. Les touristes occidentaux, ils ont apporté l'Einführung in das Christentum. Ho avuto la grande possibilità di leggere il libro di Ratzinger quando ero ancora in Russia, all'epoca delle persecuzioni. Questo avvenne grazie ai turisti occidentali che portarono da noi Introduzione al cristianesimo. Libro che poi io ho tradotto in russo. In seguito ho incontrato il cardinale Ratzinger a un congresso di teologia a Roma e abbiamo passato molte ore parlando della Chiesa russa, di cultura e letteratura russa, quando era il responsabile dell'ideologia per la Chiesa cattolica. E allora ho scoperto un uomo così modesto, così profondo, ma con una grande forza interiore. E ne sono rimasta affascinata. Molta gente in Russia, il nostro patriarca, ad esempio, Cirillo, parla sempre in modo affascinato di Papa Benedetto XVI. Tutti i russi amano quella profondità, quell'intelligenza, il suo amore per la liturgia, per la messa antica, per la tradizione. E amano anche quella sua intelligenza in senso mistico. Perché in Occidente il cristianesimo è diventato così superficiale che ci sono tanti teologi che rifiutano di parlare del diavolo o del male. Il male per loro non esiste. È un atteggiamento così superficiale che per i russi è ridicolo, tanto che il Papa è consapevole di questo. Le Papa Benoît XVI, il Campranto sa, tutte le profondeur du mal, il Campranto si sa. Je trouve que ma mission, je suis béni par mon père spirituel et par Benoît XVI aussi. Trovo che nella mia missione io sia benedetta dal mio padre spirituale e anche dal Papa Benedetto XVI. Sia benedetta per riunire le persone, sia per costruire un ponte tra loro, tra le genti russe ed europee, tra il mondo orientale e quello occidentale, tra la cultura europea e asiatica. Perché in Russia siamo euroasiatici, non siamo solo europei. E Asia vuol dire tutto l'Oriente, che ora è un'area emergente, basti pensare all'India o alla Cina. In questo la globalizzazione è un fenomeno negativo, rappresenta una distruzione. Ma dobbiamo ritrovare la fraternità tra tutti i popoli, tra tutti gli esseri viventi, ovunque. È questo il nostro grande compito, la nostra missione. Це notre grand tâche, notre missione.